Ed eccoci qua al mercato di San Lorenzo, mentre questo bel signore sta facendo la spesa. Lei cosa sta acquistando? Si rivolga là, che cosa sta acquistando? Allora, la contadina. E che cos'è la contadina? Per fare i crostini. Per fare i crostini. Tirolese. E che facciamo? Un giro proprio d'Italia? Sì, sì, sì. Anche tirolese, ma lei sa ballare un po' di tirolese? No, non lo so ballare, no, però mi piace molto questa tirolese qui. La tirolese da che cosa è composta la tirolese? Da che cosa è composta la tirolese? Specche, rucola e praga. E praga, un formaggio. Ok. Buona spesa. E poi questa qui che è la migliore, ha funghi porcini. Lei non si fa mancare niente, va bene. Allora, grazie. Mentre il signore sta facendo la spesa qui nel mercato di San Lorenzo, eccola qua, la nostra Giovanna Miucci, che sarà la protagonista della puntata di oggi. Allora, Giovanna si occupa di cucina da quanti anni? Ormai sono circa una ventina di anni. Lei è una chef, viene da una scuola, come si dice, di cucina, o da un'alberghiera come quella di Montecatini? No, sono, diciamo, un pochino di tradizione di casa, di famiglia. E poi ho fatto diversi corsi e poi la passione. La passione. Allora, oggi realizzeremo un piatto freddo. Devo dire che anche la temperatura è in linea perfetta con il piatto. Un piatto freddo si intende che non ha bisogno, come si dice, del fuoco. Il titolo del piatto è? È carpaccio di pere e formaggio pecorino stagionato e mandorle tostate. Ecco, ma lei ha mai fatto un censimento di quanti tipi di formaggio, magari pecorino, esistono qui in Toscana? Tantissimi. Tantissimi, occhio e croce, dai 300 ai 400 sicuramente tipi di pecorini. Insomma, il pecorino è come l'olio extravergine d'oliva, praticamente ognuno lo fa nel modo che crede il migliore in assoluto. Naturalmente noi andremo tra qualche istante da Moreno Perini, che c'ha un banco meraviglioso qui nel mercato di San Lorenzo, per poter andare ad assaggiare alcuni tipi di pecorino che serviranno per la realizzazione di questo piatto, va bene? Nell'attesa di questo, visto che lei ha parlato di carpaccio, vero? Sì. Perché il piatto ha per titolo? Carpaccio di pere. Sapete che cos'è il carpaccio? Andiamolo a scoprire grazie alla nostra professoressa Lippi. Vai, Angela! Sì, Claudio, sono qui con la professoressa Lippi, docente di storia della medicina presso l'Università di Firenze, che oggi ci dirà qualcosa in più sul carpaccio. Intanto il carpaccio non è quello che intendiamo comunemente noi, perché il vero carpaccio nacque, mi sembra, nel 1963 per un'idea del patron dell'Harris Bar di Venezia, Giuseppe Cipriani, che preparò questa carne cruda, così sottile, condita con una maionese addizionata di salsa Worcester. Ecco, questo era il vero carpaccio, così chiamato in onore del pittore Vittore Carpaccio, che amava questi colori caldi, questi gialli, questi rossi, richiamati appunto dalla salsa. Quello che noi chiamiamo carpaccio, che si applica praticamente a qualunque cosa si mangi cruda e che venga cotta progressivamente con il limone, è la carne all'albese, che viene dalla zona del Piemonte, ma diciamo la popolarità del carpaccio per antonomasia ha vinto su quest'altra nomenclatura più tradizionale. Grazie professoressa, noi ritorniamo da Claudio. Ma quante curiosità sul carpaccio, carissima Giovanna. Lei le sapeva tutte queste curiosità della professoressa Lippi? Dica la verità. No. Ecco, lo sapevo. Allora, eccoci qua, siamo dal nostro Moreno. E guarda chi troviamo da Moreno. Troviamo Marco Maruccelli, che con noi sarà protagonista della puntata di oggi nell'assaggio. Allora, qui siamo venuti ad acquistare il pecorino. Noi abbiamo detto prima con la signora Giovanna che esistono 200-300 tipi di pecorino diverso in Toscana. Sì, condividi questa interpretazione? Assolutamente sì, ma forse anche 400. Cioè, sono innumerevoli. Cioè, forse il censirli è anche difficile, perché il pecorino fa parte del DNA della Toscana e quindi di conseguenza ognuno fa il meglio, come tutti i toscani, ma si impegna evidentemente per farlo sempre col prodotto di qualità, quindi latte, lavorazione e quant'altro. Per esempio, pecorino è sinonimo sempre di pecora, o qualche volta pecorino si può fare anche con il latte vaccino? Allora, vabbè, il pecorino, lo dice il nome, è derivato dalla pecora, quindi diciamo il vero pecorino è fatto sostanzialmente di latte 100% di pecora.
pecora. Ovviamente meglio se allevato, che ne so, sulle balze volterrane o sulle crete senesi. Ma il problema è un altro, che siccome il latte di pecora non ce n'è tantissimo, la pecora ne fa ma non ne fa tantissimo, e quindi ci sono anche dei misti formaggi che ovviamente hanno un gusto diverso. Si chiamano pecorini, ma è bene evidenziare che sono anche con latte vaccino. Bene, grazie per questa precisazione. Allora Marco, Giovanna, andiamo ad assaggiare. Moreno, che cosa ci proponi come assaggi? Allora, questo qui ad esempio è un pecorino semistagionato in grotta, è della zona di Seggiano. Il secondo, questo, è della zona sempre del Grossetano, della Maremma, viene da Roccalbegna. Questo è stagionato in cantina per 24 mesi. Sono forme molto grandi, quindi pur essendo stagionato molto, si mantiene sempre in questa maniera, sempre gradevole, dolce e non molto stagionato. Poi? Questo qui. Il terzo, questo invece è un pecorino più stagionato, Grosseto, di Grosseto, stagionato in grotta. Assomiglia a un pecorino sardo, però noi toscani secondo me si fa meglio, si fa, non è salato. Il quarto è un pecorino, diciamo, di questi speziati, è al tartufo, fresco di Seggiano. Allora, intanto, buono, stupendo. Stavo dicendo, Moreno ha parlato dei pastori sardi, che devo dire hanno fatto la storia per quanto riguarda il pecorino toscano. Beh, sicuramente sì, l'avvento, diciamo, nella pastorizia dei pastori sardi in Toscana ha dato un contributo non solo di quantità ma anche di qualità, perché evidentemente il prodotto in Toscana c'era, il prodotto latte, il prodotto pecora, il prodotto soprattutto anche foraggio, perché ricordiamoci che una grossa componente del pecorino è anche quello che mangia la pecora, no? Quindi che va trasmesso nel latte, soprattutto se si va a sentire un pecorino fatto al latte crudo. I nostri pascoli, devo dire, toscani sono, non dico il plus ultra, ma devo decisamente importanti e fondamentali. No? Assolutamente, poi tra l'altro c'è stato anche questo, che dopo la riconversione industriale ci sono stati tantissimi pascoli anche non più in altura come una volta che c'era a fare la transumanza, ma quindi più a portata di mano, e questo ha sviluppato maggiormente la pastorizia. Quante belle notizie, quante belle informazioni. Allora intanto vorrei sentire un tuo parere, qual è il formaggio che tu utilizzerai fra questi, per esempio, che ci ha proposto Moreno? Allora, intanto sono buonissimi tutti, però io credo di prediligere questo formaggio qui, che è stagionato ma meno pastoso. Ecco, quindi questi altri sono, questo qui in grotta è buonissimo, però per questo tipo di piatto è un po' troppo pastoso. Ecco, quindi ci vuole praticamente uno stagionato. Sì. Per esempio, ma ecco Moreno, tu condividi, vedo che fra l'altro ci sono delle confetture, termine preciso, perché la marmellata è solamente di agrumi, di arance e limoni. Un tuo parere sulle confetture, questo abbinamento che tutto sommato è partito una ventina d'anni fa, era un po' di moda, ma che è ancora di moda l'abbinamento formaggio, confetture, marmellate? È di moda, c'è chi piace, c'è chi non piace, a me piace molto, se non lo proporrei. Queste sono delle confetture di frutta leggermente piccante, sono senapate e con svariati tipi di formaggio, non con tutti, ci stanno molto bene. Ad esempio con i tre che ho preparato, escludendo quelli al tartufo, ci stanno molto bene la confettura all'arancio o alla pera. Grazie Moreno. Allora, alla foresteria Monsummano Alto, in quella bellissima vista panoramica, voi proponete anche questo abbinamento o no? Sì, perché le facciamo anche da noi le confetture. Bene, vedi, in questo caso la foresteria invece non è molto d'accordo, Marco, ma vabbè, lasciamo perdere. Ognuno poi c'è. È il prodotto base che sia genuino e buono. Parliamo di formaggio, poi dopo ci si può giocare come si vuole. Allora senti, ricordiamo gli ingredienti di questo piatto veloce, freddo, che noi realizzeremo fra qualche istante. Allora, pere, formaggio pecorino che abbiamo acquistato da Moreno. La pera, che tipo di pera utilizzeremo? Il tipo di pera dipende anche dal momento, dipende dal momento. Ora per esempio ci sono le abate, eventualmente le kaiser. Quindi noi andremo a comprare quale? Quale andremo a comprare? Io spero che ci sia l'abate, scusa. L'abate, sperando che ci sia un monaco, un abate già pronto per poterci vendere la pera. E poi? E poi le mandorle tostate. Meraviglioso. Adesso vi lasciamo con i prossimi appuntamenti di Vetrina Toscana.
Ed eccoci qua all'interno del ristorante Cipolla Rossa, a un tiro di schioppo dal mercato di San Lorenzo. Tra l'altro salutiamo il signor Schioppo, che nemmeno a farlo apposta è lo chef che ci ospita quest'oggi, con Giovanna Meucci, con la quale abbiamo fatto la spesa questa mattina al mercato di San Lorenzo, che realizzerà il piatto carpaccio di pere, pecorino stagionato e mandorle. Allora, questo è un piatto unico, piatto d'entrée potremmo definirlo, per un frugale pasto che però, devo dire, raccoglie quelli che sono i sapori più amati. Devo dire, quando si parla di pera e formaggio ci viene in mente quel simpatico proverbio: non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Appunto, il cacio con le pere. Allora, benissimo, allora ricordiamo gli ingredienti. Abbiamo pera, che tipo di pera? Questo qui è abate. Abate, poi? Un pecorino toscano stagionato. Bene. Olio e limone, è un'emulsione di olio e limone per condire. Le mandorle tostate. E poi sale e pepe. Bene, olio extravergine d'oliva, che poi è stato già utilizzato per questa emulsione di limone, succo di limone e questo olio extravergine. Beh, partiamo. Allora, come si realizza questo piatto? Allora, si comincia? La pera è comunque lavata. Ora la facciamo così. A piccole scaglie. A fettine sottili. Filanger. Quasi filanger. Vabbè. No, ogni tanto si tira fuori questi termini tipicamente francesi. Questo, no? Nella cucina la terminologia è francese. Poi devo dire, quando io do il via a questi tagli molto fini, ecco, sono particolarmente coinvolto, perché io mi chiamo Sottili e quindi... Torna tutto. Bene. Lo piazziamo sul... Sì, allora la facciamo lavorare un pochino qua, così almeno possiamo apprezzare meglio la sua manualità. Ecco qua, che avviene immediatamente. Adagiano sul piatto. Quindi tagliate sottilmente la pera. Per esempio, tu hai detto che usi l'abate. Perché l'abate piuttosto della Williams, faccio per dire? La Williams è un po' troppo dolce. E poi io in questo periodo, no, non è del periodo. Ecco, non è del periodo, quindi tu giustamente, visto che aderisci a Vetrina Toscana da quanto tempo? Da circa 4 anni. Ecco, il perché tu hai aderito a Vetrina Toscana? Ma con la speranza di cercare di far capire alle persone che il discorso della stagionalità dei prodotti è forse la cosa migliore per poter ritrovare un po' i gusti del nostro territorio. Anche perché poi abbiamo la grande fortuna di avere nel nostro territorio toscano i prodotti a portata di mano, ecco, e quindi perché dobbiamo per forza andare a imbarcarci sempre in prodotti che arrivano a migliaia di chilometri di distanza, visto che abbiamo quasi tutto? Esatto. E quindi ricordiamo che uno dei protocolli fondamentali Vetrina Toscana è quello che, ripeto, esige da parte di coloro che aderiscono a Vetrina Toscana di proporre all'interno dei propri menù prodotti a chilometro zero, tanto per intenderci, e stagionali. Allora, che cosa ci hai messo? Sale e pepe. E ora mettiamo l'emulsione di olio e limone. Qui c'è solamente olio e limone. Olio e limone. Beh, in che parti? 1 a 10. E cioè? C'è una parte di limone e 9 parti di olio. Benissimo. Allora, poi attenzione. Vai. Puliamo. Allora, ricordiamo che abbiamo acquistato questa mattina dal nostro Moreno questo formaggio pecorino stagionato, vero? Sì. Eccolo qua. E preferisci lo stagionato rispetto al fresco, per quale motivo, per la realizzazione di questo piatto? Perché quello fresco è troppo pastoso, si non legherebbe bene con la pera, con la frutta. Ecco il motivo per il quale. Benissimo, allora tagliamo anche questo finemente, benissimo, e andiamo proprio a cospargere, guardate un po', insieme a queste fette sottili di questa pera. Ricordiamo che la pera è una pera abate, come ha già detto e ricordato, la scelta della pera abate rispetto alla Williams ed altre è dettata dal fatto che è meno dolce, cioè è più equilibrata, vero? Esatto. Bene. Ancora un pochino di olio extravergine oliva con limone, e adesso arrivano le mandorle tostate, guardate un po'. Mandorle a fette e poi tostate un pochino in forno. Benissimo. O anche in padella. E vi posso garantire, non dico che è un piatto unico, ma per esempio per un frugale pranzo è ideale. Siamo pronti? Sì. Allora, Marco Marucelli ci sta aspettando per l'assaggio, poi scopriremo quale sarà il vino di portata. Vogliamo ricordare, tienilo fermo così. Sì.
così il nostro Francesco ce lo inquadra nel dettaglio, e andiamo a ricordare gli elementi allora che ha utilizzato Giovanna Meucci: pere, pecorino stagionato, mandorle a fette, olio e limone, che ripeto è stata un'emulsione all'interno di questo contenitore rosso. Allora ricordiamo, per quanto riguarda coloro che volessero iscriversi a Vetrina Toscana, possono farlo contattando il sito www.vetrina.toscana.it e magari per poter anche scoprire i prossimi appuntamenti di Vetrina Toscana. Grazie, prendi. Marco, stiamo arrivando! Vedete, sono in trepidante attesa. Eccolo qua, Marco Marucelli, a te il compito di giudicare questo piatto realizzato magnificamente dalla nostra Giovanna Meucci. E insieme abbiamo Marco Rossi, che tra l'altro lei fa parte della Via del Vino, della Strada del Vino Terre di Arezzo. Dove si trova? Si trova ad Arezzo, l'associazione nel centro, e comunque rappresenta l'associazione dei vignaioli, ma anche dei promotori del territorio da un punto di vista enogastronomico su tutta la provincia di Arezzo. E ci ha portato un vino di abbinamento a questo piatto. Prima di entrare nell'abbinamento stesso, magari se lei vuol mescere, mescia, andiamo subito a esprimere un punto di vista da parte di Marco Marucelli, giornalista e non gastronomo, ricordiamolo, ha un sito meraviglioso. Ah, proprio, vogliamo parlare del sito? Ecco. Ma sì, golagustando.it e metegustose4you.it sono i due siti di riferimento, uno della guida annuale che io curo e esce anche in edizione cartacea, ancora una delle poche che resiste alla crisi della carta. E invece fa l'altro, invece Mete Gustose, che invece fa l'aggiornamento in tempo reale delle notizie di gusto che si ho modo di verificare direttamente e indirettamente. Quindi l'invito è cliccate. Ovviamente sì, e poi anche su Facebook. Bene. Ricorda ancora il sito, come si fa a cliccare? È golagustando.it. Bene. Detto questo, Marco, a te il compito di commentare questo piatto. Allora, qui intanto si capisce subito il perché dell'antico detto: ai contadini non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, perché quando lo sanno lo finiscano. Buonissimo. Allora, un abbinamento, diciamo, semplice nella sua essenzialità, ma come si dice sempre, la qualità della materia prima è quella che fa il prodotto, no? Allora, qui c'è un cacio o un pecorino stupendo, pecorino toscano della zona di Seggiano, quindi siamo nella zona della provincia di Grosseto. Poi c'è ovviamente questa pera buonissima, a giusta maturazione, con la giusta croccantezza e soprattutto la croccantezza delle mandorle tostate. Quindi un piatto completo, che completato, tra l'altro, scusate il gioco di parole, da questo olio extravergine d'oliva toscano, ovviamente di appena spremuto, insomma, voglio dire, siamo appena passata la zona, la campagna olearia, e quindi ovviamente è ad hoc per questo piatto che nella sua semplicità è eccellente. Giovanna, mi sembra che abbiamo superato la prova alla grande. Senti, allora sentiamo Marco Rossi, perché questo vino, intanto di che vino si tratta? Questo è il Rosa Antico di Podere di Pomaio, un sangiovese in purezza, un rosato ovviamente, un vino che gioca molto sul frutto, ma come tutti i vini dell'azienda gioca moltissimo sulla sapidità e sulla freschezza, quindi mineralità e acidità. Bene, assaggiamo e poi esprimiamo anche un punto di vista, sentiamo il parere di Marco anche per quanto riguarda l'assaggio, perché ricordiamo che Marco Marucelli non è un grande intenditore solamente di piatti, ma anche di vini. Beh, devo dire allora che questo ovviamente è perfetto, perché questo rosato, che poi è un rosato un po' atipico da quello che noi siamo abituati, è un rosato particolare, insomma, bello, c'ha un bel colore oltre che una bella sapidità, e c'ha un buon effetto tannico, per cui chiaramente compensa tutto quello e ripulisce la bocca perfettamente, diciamo, è il componente, diciamo, l'eminenza grigia, no? Il componente grigio di questo, anche se è un rosato. E poi è un rosato di una grande terra, devo dire, perché l'Aretino è una zona che io ho nel cuore, quindi per me è un bel vantaggio. Allora, brindiamo la terra di Arezzo, brindiamo alle le strade del vino di Arezzo, qui rappresentate da Marco Rossi, grazie a Marco Marucelli, grazie a Giovanna Meucci, che veramente ha realizzato un piatto di facile esecuzione, molto simpatico, semplice. Grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora. Cin cin.